481, favorevoli 103, contrari 257, la Camera respinge. Scotto, raccomandazione, va bene? Grazie. Fratoianni, raccomandazione. Ok. Nicchi, riformulato. Qualcuno mi dà un cenno? Va bene. Marcon, raccomandazione. Va bene. Airaudo, parere contrario, presumo che lo mettiamo ai voti, la votazione è aperta. Siamo? La votazione è chiusa. Presenti 362, votanti 338, astenuti 24, maggioranza 170, favori 96, contrari 242, la Camera respinge. Zaratti, raccomandazione, va bene, va bene. Ricciatti, favorevole. Zaccagnini, raccomandazione, va bene. Placido, raccomandazione, va bene. Piras, raccomandazione, presume va bene. Crombickler, raccomandazione, va bene. Duranti, c'è una proposta di riformulazione, l'accogliono la Duranti? Prego. Grazie signor Presidente. Volevo chiedere alla signora Ministro di rivedere il parere, perché è vero che è parere favorevole, però con la solita formula che conosciamo a memoria oramai, laddove si dice appunto a valutare l'opportunità di. Io credo, e lo dico ricordando anche gli atti di sindacato ispettivo che la Ministra ha fatto quando era senatrice, non ancora Ministro appunto, in cui chiedeva, si esprimeva a favore della statizzazione degli istituti musicali pareggiati. Io chiedo appunto che il parere sia favorevole senza riformulazione, perché i 20 istituti musicali ex pareggiati del nostro Paese stanno aspettando, come la signora Ministro sa, da tempo la loro statizzazione, e le risorse inserite in questo disegno di legge sono insufficienti. Voglio dire che, per esempio, solo per garantire il funzionamento di un altro anno dell'istituto musicale pareggiato di Taranto, il Giovanni Paisiello, un'eccellenza